non so se è rilevante la cosa. Ah, puoi scegliere proprio una parola. Sì, sì, scegli la parola e penso che a una delle tre fa da piacere una parola. Ovviamente le parole sono di più, quindi cioè che ne so, se dovessi andare così su, cioè per farti capire, penso funzioni così, non lo so. Wonderful, no, anzi facciamo Flower. Flower è una cosa carina. Piace sicuramente a Nazuki. No, lei tipo non sono carina. No. Ma gli piacciono le cose carine, capito? Cioè, ha fatto i cupcake a forma di gatto, su via. Per me poi può piacere anche a lei, però. Secondo me se io ripiace qualcosa più sul... Beh, Tragedy ovviamente a Yuri. Sì, quello ovvio. Anche Climax, non che so vuol dire... Non so cosa dire COVID. Non so neanch'io. C'è tipo il televoto... Non stai beccando nessuna delle tre. Co? Non sto beccando nessuna delle tre. Yuri. Tipo qua. Yuri, Tragedy. Come? Abbiamo capito tutto, credo. Pain! Ma papà! Fermo. Ragione in modo diverso. Matrimonio. Ma no, ma allora. Matrimonio. Allora. Ok, c'è qualcosa che non va. Allora. Paesaggio. Perfetto, grazie. Poi. Filosofia. Oh mio Dio. Suicidio. Perfetto, massacro, perfetto. Rainbow e Bunny secondo me fantasy. Ma cosa? Ma piace anche a lei adesso. Frightening, ok. Sta bene, cazzo. Agonizzante. Sforzo, no. Ok. Calze. Papi. Papi è ovviamente Nancy che è questo. Vivide. Last. Ok. Alone. Horror. Morte. Perché? Quella donna lì ancora devo capirla. Dark. Dark. Crimson sicuramente. Ok, Crimson sì. Immaginazione. Ok. Games non penso. Night Goon. Mamma mia. Vanilla? No. Existen, Raincloud. Raincloud. No. Earth. Ma perché? Ma ti spieghi perché? Miseria. Non abbiamo indovinato nulla. Ma come? Con niente. Ok. Spero che non sia rilevante. È rilevante. Ciao ancora Kirito tipo. Felice di vedere che non sei scappato da noi. No, non ti preoccupare. Per il momento no, sai, il gioco mi ha introdotto dicendo che questo non doveva essere un gioco per bambini, però. Potrebbe essere un po' diverso per me, un po' strano per me, ma alla fin fine, cioè, ma io sono un tipo che tiene la sua. Mantiene la sua parola. Beh, sono tornato a capo di letteratura. Sono stato l'ultimo a entrare, quindi ovviamente tutti gli altri stanno già chiacchierando tra loro. Ho cliccato. Grazie per aver mantenuto la tua promessa, Kirito. Spero che questo non sia troppo overwhelming. Un compito troppo stressante per te, penso. Ah sì, farti immergere nella letteratura a testa bassa quando ancora non sei, tra virgolette, non ti sei adattato a questa. Oh, andiamo! Come se avessi bisogno di qualche pausa. Sai, ieri mi hai detto che non hai, che non volevi neanche entrare in nessun club quest'anno. E nemmeno l'anno scorso. Ah, quindi non so se sei venuto qua solo per uscire con noi o cose. Ma se non prendi questa cosa seriamente, allora poi non ne vedrai la fine. Ok. Nazuki, hai sicuramente una grande bocca per qualcuno che tiene la sua collezione di manga nella classe. Tipo, ma... Nazuki si trova bloccato da, dicendo, tra le parole Monica e manga, tipo, manga è letteratura. Sconfitta, Nazuki ritorna a sedersi alla sua sedia. Non preoccupatevi, ragazzi, Kirito dà il meglio di sé finché si sta divertendo. Ah, mi dà una mano con le mie faccende di casa senza neanche chiedere. Come cucinare, pulire la mia stanza. Che persona responsabile. Sayori, è solo perché la tua stanza è così incasinata che mi distrae. E una volta hai quasi incendiato la tua casa. E per quella ragione. Siete molto amici voi due, non è così? Potrei essere quasi un pochino geloso. Oh, non è vero. Con calma. Ma no, ma andiamo. Tu e Kirito diventerete buoni amici. Anche voi buoni amici. Sayori, tipo... sì. Come sempre, Sayori sembra quella che mi mette sempre in situazioni più strane. Ok.
Yuri ti ha portato qualcosa per te oggi, sai? Aspetta, sai Yuri, tipo, per me? Beh, in realtà non esattamente, non essere timida, davvero non è niente. Che cos'è? Niente. Sayori l'ha fatta sembrare una tutta sta roba, ma in realtà, quando in realtà non lo è. Cosa faccio? Scusa Yuri, non stavo pensando, tipo. Penso che devo dire tocca a me salvare questa situazione. Non preoccuparti. Prima di tutto non mi stavo aspettando niente in primo luogo. Quindi qualsiasi gesto di Andile da parte tua è una sorpresa, tipo felice sorpresa. Quindi mi farà felice indipendentemente da qualsiasi cosa sia. La pensi così? Quindi sì, non ti fa nessun problema. Se non vuoi, ecco, cioè non vuoi darlo e non farti problemi sul fatto più che altro che non mi renda felice. Va bene. Beh, ecco qui. Yuri raggiunge la sua borsa e tira fuori un libro. No, il libro, no! non volevo che ti sentissi lasciato fuori, quindi ho scelto un libro che ho pensato ti potesse piacere. È una lettura breve e quindi dovremmo mantenere la tua attenzione, anche se non sei un lettore solito. E potremmo, che ne so, discuterne se ti va. Quindi questo è... Cioè, come fa questa ragazza a essere... accidentalmente così carina? Cioè, non lo fa apposta, praticamente. Ha perfino scelto un libro che... penso mi piacerà, nonostante il fatto che non leggo molto. Yuri, grazie mille, lo rileggerò sicuramente. Ci contiamo. Quindi prendo con entusiasmo un libro. Puoi riderlo. Puoi riderlo. Puoi leggerlo alla tua. Nella tua pace. Non vedo l'ora di sentire quello che mi dirai. Adesso che tutti si sono accomodati, mi aspetto che Monica tiri fuori qualche attività programmata per il club. Ma non sembra essere il caso. Sayori e Monica stanno avendo una conversazione nell'angolo. Yuri è già immerso in un suo libro e non posso non notare la sua intensa espressione, come se stesse aspettando per questa chance. Nel frattempo Nazuki sta rumoreggiando vicino all'armadio, penso. Sono veramente curioso di parlare a Yuri un po' di più, ma allo stesso tempo mi sentirei male per distrarla dalla sua lettura. Prendo uno sguardo praticamente della copertina del suo libro e sembra lo stesso libro che mi ha dato a me. Molto di più, sembra essere alle prime pagine. Ah, maledizione, tipo. Penso che mi abbia notato a guardare a lei. Mi lancia un'altra occhiata molto rapida e i nostri occhi si incrociano per un mezzo secondo. Ma questo la fa nascondere ancora di più nel suo libro. Ok. Scusa, stavo solo spaziando, sto guardando in giro, sai. Provo a scusarmi, sentendo effettivamente che l'ho fatta sentire a disagio. Non ti preoccupare, ero concentrato probabilmente. Non ci ho fatto caso in primo luogo. Ma lo sto rileggendo un pochino, quindi. Quello è il libro che hai dato anche a me, giusto? volevo rileggerlo un pochino. Quindi, per nessuna ragione in particolare, sai, ma solo curiosità. Ah, solo per curiosità. Come mai abbiamo due copie dello stesso libro? Quando mi sono fermata alla libreria ieri... non è quello che intendevo, ma... intendo... ne ho presi due, ok? Ah, capisco! C'è qualcosa di ovviamente, no, di francamente ovvio che Yuri non mi sta dicendo, ma ho deciso di lasciare stare. Comincerò a leggerlo molto presto. Sono felice di sentirlo dire. Una volta che comincia, ti prende e potresti avere delle difficoltà a metterlo giù. Cioè, praticamente a smettere di leggerlo. È molto coinvolgente e relatable. Storia? Va bene, ok. Ah, davvero? E di cosa parla comunque? Io richiudo il libro e... tipo butta gli occhi all'indietro, ok. Il libro è intitolato Il ritratto di Markov. Scusate un attimo. Ma esiste? Mm.
With Yuri? No. Lasciamo stare. Ma non si riferiva al gioco. Cosa? No, nel senso, quello lì non esiste. Non ho letto la frase. No, non l'ho letta neanch'io. Neanch'io, però c'è scritto che è uno dei misteri irrisolti di Doki Doki. Questo libro non esiste comunque, no. Ok. Il ritratto di Marco. Sì, e c'è un simbolo di un occhio nella copertina davanti. Cosa vuol dire? Hai già svolto? Volevo solo farmi in modo che non accidentalmente, e non lo saprò mai. Ah, che non volevo fare in modo che non ti spoilerassi niente praticamente. Ah, okay. Però era messo giù malissimo, ragazzi, cioè in pratica parla di questa ragazza della scuola superiore che si trasferisce con la sua sorella persa da un tempo, Long Lost Younger Sister, cioè l'aveva persa da tempo, non l'ho capita, ma non appena lo fa la sua vita diventa molto strana, inizia a essere targettata, nel senso presa di mira da queste persone che sono scappate da una prigione per esperimenti sugli umani, e beh, io ovviamente e mentre la sua vita è in pericolo deve disperatamente scegliere di chi fidarsi. Non importa cosa faccia, finisce col distruggere il più delle sue relazioni e la sua vita comincia a cadere a pezzi. È molto oscuro, tipo dark, non è così? Yuri l'ha fatta sembrare come se doveva essere una storia felice, ma il risvolto, per l'appunto oscuro, è uscito fuori dal nulla, cioè... sì, Yuri sorride ridacchia tutto ad un tratto. Non sei un fan di questa sorta di cosa, vero Kirito? No, non è quello, è che intendo, posso definitivamente no, posso divertirmi con questo tipo di storie, quindi non preoccuparti. Lo spero anch'io. Beh sì, mi sono dimenticato che Yuri è immersa in questo genere di cose, quindi per le cose loro è così timida e reclusiva all'esterno, quindi introversa, ma sembra essere completamente diversa. Ma la sua mente sembra essere completamente diversa. È solo che questo genere di storie ti sfidano a guardare alla vita in una prospettiva. Quando le cose orribili accadono, non perché qualcuno vuole... è cattivo, ok? Quando le cose orribili accadono non perché uno vuole essere cattivo, ma perché... hanno i loro obiettivi, la loro filosofia e in quello in cui credono, va bene. Che cazzo. Improvvisamente, quando hai pensato di esserti collegato al protagonista, si rivelano essere quelli ingenui per aver lasciato la loro morale, one-sided moral, praticamente morale tipo univoca, cioè la loro, interferire coi piani del cattivo. Sono uno stress, non è così? No, non è così, mi spiace. Beh, non c'è bisogno che ti scusi. Non ho perso interesse o niente. Beh, va bene, ok. Ma dovresti sapere che ho questo problema. Quando lascio che i libri mi riempiono i miei pensieri, mi dimentico di prestare attenzione. Stavo facendo il gesto di Monica, giuro, non è colpa mia. Mi dimentico di... mi dimentico di prestare attenzione alle altre persone. Quindi scusa se finisco col dire qualcosa di strano. Per favore, fermami se inizio a parlare troppo, ok. No, non penso che tu debba preoccuparti. Vuol dire solo che hai la passione di leggere. Quindi almeno quello che posso fare io è ascoltare. È un club di letteratura, dopo tutto. È vero. Quindi, infatti... potrei iniziare a leggerlo proprio adesso, no? Non devi, tipo, che stai dicendo? Un momento fa non vedevi l'ora e... Beh, lascia che prenda il libro. Quindi prendo il libro che avevo messo nel mio zaino, ok. Va bene se mi siedo qui, giusto? Quindi... mi siedo in parte a Yuri, ovviamente. sì, sei sicura? Sembri un po' apprensiva. Perché... scusa, non è che non voglia, è solo che non sono abituata, quindi a leggere in compagnia con... intendo leggere in compagnia con qualcuno. Oh, capisco. Beh, se finisco col distrarti o qualsiasi altra cosa, dimmelo. Oh, ok, tipo...
apro il libro e starto il prologo. Starto. Comincio il prologo a leggere, ovviamente. Capisco subito che Yuri... capisco subito cosa intende per Yuri leggere in compagnia. È come se io possa sentire la sua presenza sulla mia spalla mentre leggo. E non è una cosa particolarmente brutta. Magari mi distrae un pochino, ma il sentimento è in qualche modo confortante. Yuri è nell'angolo del mio... cioè lo vedo praticamente con l'angolo dell'occhio, sì. Cioè non è davanti a me, ovviamente. Realizzo che non sta guardando il suo libro, e guardo ancora e sembra che stia guardando il mio libro. Vabbè, scusa, stavo solo... Yuri, ok, ti scusi molto, non è così? Sì, lo faccio, non voglio in realtà, tipo, scusa. Basta dire scusa, intendo... ok, questo dovrebbe funzionare, va bene? Quindi faccio scivolare il mio banco contro quello di Yuri, tengo il libro tra i due, praticamente. Penso di sì, così fatto, non ho capito, cioè lo sta leggendo tra due banchi? Tipo l'ha messo in mezzo e sì. Così lo legge, vede anche lei? Quindi sì, Yuri timidamente chiude la sua copia e non appena ci siamo avvicinati le nostre spalle ci stanno quasi toccando, va bene, com'è romantica questa cosa. L'horror dov'è in tutto ciò? Sembra quasi che il mio braccio sinistro sia in mezzo alle scatole, quindi decido di usare la mia mano destra per tenere aperto il libro. Penso che questo renda difficile girare la pagina. Ecco. Ok, abbiamo capito cosa serve R. Cioè, R, intendo right button of the mouse, quindi R. Quindi Yuri prende con il suo braccio sinistro e tiene la parte sinistra del libro attraverso il suo pollice e indice. Faccio lo stesso con il mio braccio destro e la parte destra del libro. In questo modo posso girare una pagina e Yuri la infila sotto al suo pollice dopo che l'ho girata da sul lato. Ma tenendola così, siamo ancora più vicini di prima, ovviamente, perché ovviamente tipo... fare così. E tipo... mi distrae veramente tanto. È come se mi potessi sentire il calore della faccia di Yuri, che suona malissimo nel film italiano, e nell'angolo della mia visione. Ok, sei pronto? A girare la pagina. Scusa, penso che sono stato un po' distratto per un secondo. Ha girato gli occhi, non avevo notato. Sono stato un po' distratto per un secondo, quindi guardo a Yuri, i nostri occhi si incontrano. Non so per quanto riuscirò a tenere testa con lei. Va bene, non sei abituato a leggere, giusto? Non mi preoccupa essere paziente se ci impieghi un po' di più. È il meno che posso fare, visto che tu sei stato così paziente con me. Sì, grazie. Continuiamo a leggere. Yuri non mi chiede più se sono pronto a girare la pagina. Invece la giro io praticamente perché... assumo che lei l'abbia già finita la pagina quando arrivo io. Quindi continuiamo il primo capitolo in silenzio. Anche se girare le pagine sembra quasi come uno scambio intimo. Mamma mia quanto è filosofato sto gioco. Il mio pollice che lascia andare la pagina dal suo lato e lei la prende e la sotto al suo pollice ovviamente. Cioè tumba e pollice? Sì. Wow. Ehi Yuri, potrebbe essere un po' stupido, ma... il protagonista mi ricorda un pochino te. Lo pensi davvero? Come fa a ricordarti di me? Beh, penso che sia molto più sfrontata di te. Ma con un secondo pensiero, riguardo tutte le cose che fa... Beh, sembra essere spaventata che faccia qualcosa di sbagliato. No, non è che io possa vedere nella tua testa niente di questo tipo, ma sono una reminiscenza di delle tue maniere, quindi... capisco. Va bene. Io rimane in silenzio per un momento, ma Kirito, questo è probabilmente una cosa terribile da avere in comune con lei. È così imbarazzante che tu pensi in questo modo. Aspetta, non intendo dire che... Non intendevo come una cosa cattiva o di questo tipo. Scusa, non volevo che... Non volevo renderti conscia praticamente di questo genere di cose. Lo intendevo più come qualcosa di carino. Kawaii! Cosa stai dicendo all'improvviso? Ok, ragazzi!
Poglica! Penso che sia tempo di leggere i poemi le poesie di oggi. Potremmo non avere abbastanza tempo se aspettiamo troppo. Yuri esala un respiro praticamente, cioè lascia andare un respiro di sollievo, risparmiato dal fatto che doveva finire il suo pensiero. Va tutto bene, Yuri? Sembri un po' delusa. Mi scuso se non stavi nella pelle di fare questa cosa qua. Ah, non è così. Va bene, tipo... Yuri lascia andare la sua mano dal libro. Penso che leggerò ancora un po' stasera. O preferisci che lo continui con te? Penso di non avere una preferenza in entrambi i casi. Allora, in quel caso, leggerò ancora un po' di più. In questo modo sarà più divertente leggerlo quando ha preso un po' proprio il libro, nel senso ha cominciato un po' la storia. E sembra un ragionamento intelligente. In ogni caso, sentiti libero di finire i primi due capitoli con i tuoi tempi. Ok, mi alzo, faccio una nota mentale del fatto che... dove mi sono lasciato nel libro, e dopo lo rimetto nello zaino. Comunque, ti sei ricordato di scrivere un poema la notte scorsa? Sì! Non posso credere di aver accennato una cosa di questo tipo, è così imbarazzante. Non potevo trovare molta ispirazione dal fatto che non avevo mai fatto questa cosa. In effetti ha preso parole a caso e le ha prese e incollate. Adesso che siamo tutti pronti, perché non lo fai vedere a qualcuno? Non lo condividi con qualcuno? Non vedo l'ora, ok. Sayori e Monica, ok. Tirano fuori i loro poemi. Poemi? E Sayori? Ok, è un foglio accartocciato da una... che ha tirato fuori da un foglio, dai notebook quelli a spirale. Ho capito. A molla, praticamente. In altro modo, Monica ha scritto la sua composizione in un notebook, ok. Posso già vedere la scrittura a mano pristina, cioè... Pristina esiste? Sì, esiste. Che termine vuol dire? Vuol dire proprio certosina, ecco. Vediamo una traduzione... Certosina? Sì, però è pristina. Sì, faccio finta di aver capito. Praticamente è molto accurata. Ok, ecco, meglio. Cioè, lo vedo io da dove è seduta Monica, praticamente, la sua scrittura. Nazico e Yuri lo tirano fuori i poemi con in modo cioè in modo un po' svogliato, non vogliono farlo, insomma, raggiungendo le loro borse. Faccio lo stesso nel mio caso. Seriamente? Cioè, Sayori. Teoricamente. Ok, sono sicuramente più a mio agio a condividere il mio poema con Sayori. Mi sembra giusto, è il mio... È mia buona amica, quindi dopo tutto. È un bel poema, Kirito. Ti credo, per sbaglio ho scelto sempre te. Non l'ho fatto apposta. Sei sicuro che questa è la tua prima volta? Poema? Sì, non è così bello. Sembra il tipo di ragazzo che scriverà poesie nel suo tempo libero? Penso che tu abbia ragione. Ma mi ha impressionato. Essere onesta... Ero spaventato dal fatto che non l'avresti preso seriamente. O che non l'avresti scritto per niente. Sono veramente felice del fatto che tu ne abbia scritto uno. Mi fa ricordare che tu sei veramente parte del club ora. Tralasciando il fatto che sto fisicamente davanti a te in mezzo alla stanza del club. Tipo. E c'è? Ci vuoi il filato? Sì, esatto. Non sono ancora entrato nello spirito giusto, ma. Non vuol dire che romperò la mia promessa. Vedi, tipo, te l'ho detto prima, Kirito. Sotto sotto non sei così egoista, lo sai? Provare nuove cose per altre persone. Sono cose che solo persone veramente buone possono fare, sì, penso di sì. Grazie, Sayori. Ok, non sono sicuro che Sayori veda il quadro completo della mia motivazione qui. Ma vabbè. Ma ancora, non posso negare il fatto che lei è parte della regione per cui io sono entrato a far parte del club. Sapendo quanto tutto questo significa per lei e tutto il resto. Sì, farò in modo che tu abbia molto... ti diverta molto qui, ok? E questo sarà il mio modo per ringraziarti. Ok, adesso leggerò il tuo allora. Yeeey, tipo... non ho capito, ho saltato un pezzo, scusate, ho frainteso un pezzo.
E ancora mi sono una cosa, non mi vuoi fare io? Vado un momento. Cioè si leggono poi una vicenda? Sì, esatto, ti. Ok, ieri, yeah, perfetto. Salva. Salva. Il rosso mi ricorda salva. Save game. Ma quanti slot ci sono? Tanti! Questo gioco! E adesso leggerai il mio poema. La mia poesia anche tu, giusto? Non preoccuparti, non mi riescono molto bene queste cose. Beh, lo vedremo. Adesso vi dico una cosa filosofica che fa paura. Dear Sunshine. Dear Sunshine, quindi cara luce del mattino. Cara alba, tipo. Il modo che tu brilli attraverso le mie tapparelle il mattino, sì, mi fa sentire come se io ti fossi mancata. Baciando la mia fronte e aiutandomi a uscire dal letto, facendomi strofinare i miei occhi assonnati. Che roba. Mi stai chiedendo di uscire a giocare? Ti stai fidando di me per desiderare? Ah, in modo che desideri che scompaia un giorno di pioggia? Guardo oltre, il cielo è blu, è un segreto, ma io mi fido di te. Se non fosse per te, io potrei dormire per sempre, ma non sono pazzo. Voglio la pazzo. Ha rovinato tutto con tre parole. Voglio la pazzo. Voglio la pazzo. Sayori? Ok. È solo un'impressione, ma... Hai aspettato fino al mattino a scrivere questo? No! Solo un pochino. Non puoi dire solo un pochino a una sì o no, a una domanda che ha come risposta sì o no. E mi sono dimenticato di farlo la notte scorsa. Almeno mi fa sentire un po' meglio riguardo a me stesso. Non essere cattivo, tipo. Ho comunque provato il mio meglio. Ah, sì. Non volevo dire che era una brutta poesia. È uscita bene. O come dovrei dire? È proprio la tua rappresentazione, ecco. Davvero? Tipo? Sì. Specialmente l'ultima. L'ultima frase. Ho fatto uova e tosse. Anche se ritardi a scuola? È brutto. Bello horror. È brutto saltare la colazione. Sì, i miei iscritti mi staranno odiando, ma chi se ne frega? No, mi piace anche questa parte, però... Tipo, divento tutta arrabbiata. Penso che non ci sia, appunto, punti nel discutere. Cioè, non abbia senso discutere. Comunque, grazie per mostrarmelo. Il poema! Questo è molto divertente. Monica è la migliore. Ah, sì! Ma la prossima volta non me lo dimenticherò. E scriverò il miglior poema di sempre. Ok. Non vedo l'ora di leggerlo ora. Chi? Beh, teoricamente Yuri era quella che gli ha piaciuto di più per seconda. Nel frattempo che Yuri legge il poema, vede i suoi occhi illuminarsi. Incredibile! Ecco cosa? Tipo. L'ho detto ad alta voce. Si copre la mocca. Yuri in primis si chiude la bocca, ma dopo. Poi comincia tipo a coprirsi la faccia, tipo. Manca un minuto e ci vuole. Ok, io mio Dio, non hai veramente fatto niente di sbagliato, Yuri. Penso che tu abbia ragione. Perché sono così nervosa? Yuri fa un respiro profondo. Quindi, che esperienza nella scrittura hai? Per usare queste immagini, metafore, indicano che hai scritto... l'uso di immaginazione, metafore, indica che hai scritto molta poesia prima di questo. Davvero? Tipo, wow, è un complimento enorme che se viene da te, cioè nel senso... Questa è davvero la mia prima volta come scrittore, davvero? Io riguardo a me in modo vuoto e dopo guardo ancora la mia poesia, tipo... lo so, ma intendevo dire, Yuri divaga, incapace di trovare una scusa. Quando voi state leggendo, no? E mettete il dito sotto alla parola e continuate a far scorrere il dito, no? In modo da leggerlo più profondamente. Sì, ok.
Questa è la ragione per cui sono stato in grado di dirtelo. Ci sono abitudini particolari degli scrittori che sono nuovi, tra virgolette. E visto che ci sono passata anch'io, ho imparato a tralasciarli, cioè nel senso a superarli. Ah, e la cosa che vedo di solito è che riconosco nei nuovi scrittori è che usano uno stile che è molto libero, nel senso dipende da loro, non hanno ancora letto niente, non hanno fatto niente, usano uno stile che è proprio. In altre parole, tendono a scegliere uno stile che si separa dall'argomento principale e dopo mettono tutto assieme. Il risultato finale è uno stile la cui espressività risulta indebolita. Perché mi dico indebolita? Una volta che io ho finito il suo flusso di pensieri, la sua maniera cambia totalmente. Sembra un'esperta della cosa, ok. Una volta che è entrata a suo agio, ovvio, non è una cosa per cui tu possa essere accusato. Ci sono così tanti diversi abilità e tecniche che puoi usare per scrivere una semplice poesia. Non solo trovarli e costruirli, ma farli lavorare assieme è probabilmente la parte più complicata di tutte. Cioè, non solo conoscerli per l'appunto, ma usarli per l'appunto, usarli assieme è la parte più complicata. Potrebbe volerci del tempo, ma con tanta pratica, imparando dagli esempi e provando nuove cose, riuscirai a farcela. Spero anche che gli altri nel club ti diano dei feedback positivi. Quindi Nazuki può essere un po' parziale, prevenuta, probabilmente intende dire che sì, metto un attimo le mani avanti probabilmente perché non è uno stile che gli piace. In che modo, tipo? Beh, non importa. Non dovrei parlare di persone come quello. Scusa, va bene. Non c'è problema. Non sono sicuro che Yuri si stia scusando con se stessa, me o Nazuki. Ti dispiace se leggo il tuo poema adesso? Ah no, non c'è problema. Mi piacerebbe condividere i miei pensieri. Il mio processo di pensiero. Yuri sorride sognante e come se fosse un'opportunità rara per lei. Che è molto, in realtà molto divertente qualcosa. Dopotutto non dovrebbe essere un club di letteratura? Non riesco a leggere. Non riesci a leggere? Spirito sotto la luce. Ok, no, adesso sì. The tenderness of my hair illuminated beneath the blue glow. Oh mio Dio, la tenderness. Yuri, Dio santo. E quindi le ciocche dei miei capelli si illuminano sotto la luce ambrata, si bagnano praticamente sotto questa luce qua. Deve essere questa l'ultima luce della strada da aver perso la traccia del tempo, essere rimpiazzata dal nauseante è tinta verde e blu del futuro. Mi bagno nella luce. Respiro la calma aria del presente, ma vivendo nel passato. La luce tremola, esatto. Tremola ancora. Mio Dio, Yuri, è stato difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Non riuscite a capire quanto è difficile per me tradurre. Mi spiace aver. Grazie! Scrivi meglio la prossima volta, Dio santo. Per avere una scrittura così brutta. Cosa tipo? Non pensavo niente di questo, ma ci hai impiegato molto tempo. Ma se n'è accorta? No, ok, questo sono sicuro. Non vorrei proprio sapere se questa cosa è un'altra scelta. Adesso. Sai, non lo so. Scusate, perché bisogna sperimentare. Ok. Io torno indietro adesso. No. No. Ok, fai devo fare load. Sì. Yes. Ok. Possiamo skippare un po' avanti, sì, però sì. Non ha senso. Fai solo. Skippato troppo veloce. No, diceva la stessa cosa. Dici. Ma di tu che tu ride. Ho skippato tutto fino adesso, un po' deluso da questa cosa, ma vabbè, posso capire che effettivamente è un concetto. Boh. Ok. Non leggo quello che. Ah, non leggo copioni molto spesso?
cioè non leggo la scrittura manuale molto spesso. Penso che la tua scrittura, per l'appunto, sia molto carina, eh? È un sollievo, bene, ok. Mi è piaciuto molto anche la poesia, anche se è corto, è molto descrittivo. Non era troppo corto? Di solito scrivo poemi più lunghi. Ti prego, no, già ci ho pigliato un quarto d'ora. No, non penso proprio. Sono felice che ti piaccia, ok. Sarò onesta, visto che è la prima volta che condividi. Volevo condividere qualcosa di intermedio con te, che visto che è la prima volta che condivido per l'appunto i poemi. Qualcosa facile da digerire, penso. Ti piacciono i fantasmi, Yuri? Tipo? Ah! Ma va. In realtà la storia non riguarda un fantasma, Kirito. Davvero? Devo aver completamente perso il fulcro, allora. Beh, devi averci solo dato un'occhiata veloce, dopo tutto. Ma ricorda che il poeta a volte esprime i suoi sentimenti, i suoi pensieri, i suoi sentimenti, l'esperienza attraverso il suo lavoro. È molto di più che una semplice storia, o un dipinto, o un dipinto, sì. In ogni caso, forse il soggetto del poema è solo paragonato a un fantasma, rimembrando appunto i suoi posti dove gli piaceva riposare, impossibilitata a tornare indietro nel passato. Ok, Yuri? E ben presto lasciata con niente. È molto più solenne messo in quel modo, tipo. Non avevo mai pensato a questo. È molto impressionante. Cioè, sono molto impressionato. Non è niente, davvero. Il tuo era molto impressionante, quindi anche il tuo era molto particolare. Nonostante ciò, potrei probabilmente imparare qualcosa, una o due cose da te. Una o due cose, proprio una o due. Horror, se c'è gente, cruel, cioè puntate parole a caso. Lo pensi davvero? Sì, decisamente. Ah, ok. Lo sai, ero davvero nervoso riguardo a fare tutto questo, ma alla fine mi è divertito. Farò il mio meglio per te, Kirito. Ok, anch'io. Perfetto, ok, grazie. Ehi. Chi? Natsuki, dai. Natsuki, dai. Povera Monica. Guarda, il famoso. Kirito, se non hai intenzione di prendere questo corpo seriamente, allora puoi andare a casa. Cosa? Aspetta, rigido, severo, ruvido. Ah, sì, sei crudele, tipo. Pensavi che credessi veramente che tu abbia messo, cioè che tu sia sforzato per fare questo? Pensi che sia stupida, tipo? Non sono uno scrittore. Magari non è così bello, ma sì, mi sono sforzato. Beh, tutto deve cominciare da un punto, giusto? Se sei così fiere del tuo primo poema che tu abbia mai scritto, allora sono felice di, sarei felice di leggerlo. Ah! È doloroso ripensarci, giusto? Va bene. Ok, scusa. Migliorerai comunque. Mi piacerebbe dirti cosa migliorare, ma faresti meglio a provare ancora. Ok, ci sta. Non è ci sta, ovviamente. Ci sta. Ci sta. Beh, ognuno il suo, penso. Comunque, ora devo mostrarti il poema, ok? Devo condividere il mio. Conoscendoti, penserei che sarà stupido. Questo è semplice, almeno. Sì. Le aquile possono volare. Le scimmie possono arrampicarsi. Il grillo sa saltare. I cavalli sanno correre. I gufi sanno... Guardare. Sì, guardare. Osservare, scrutare. Quindi, i ghepardi sanno correre. Le aquile sanno volare. Ha ripreso l'ultimo topic iniziale. Le persone sanno provare, ma è solo ed è l'unica cosa importante. Cioè, teoricamente dice che le persone possono provare a fare tutto, però possono solo che provare. Non ce la fanno. È interessante come... Oh. Giuro, cioè, sono molto profondi. Sì. Ti ho detto che non avresti apprezzato. Mi piace, invece. Cosa? Sii onesto, tipo. Non sono. Perché sei così convinta che non mi sarebbe piaciuto? Beh, perché tutti pensano che nella scuola superiore che scrivere alle superiori deve essere tutto sofisticato e cose di questo tipo. Quindi le persone non prendono la mia scrittura seriamente, quindi mi scritti seriamente. Non è per l'appunto lo scopo delle poesie per le persone di esprimere i propri sentimenti? Che cazzo ho detto, non lo so. Il tuo stile di scrittura non dovrebbe diminuire o rendere meno valido il tuo messaggio. Sì, esattamente, tipo.
va bene, è cambiato completamente, cioè carattere, ok. Mi piace quando è facile da leggere, ma ti colpisce anche nel profondo. Come questa poesia, o poema. Guardando tutti gli altri che fanno cose importanti e invece... Puoi stare scoraggiando perché te lo fai. Esatto, perché la tua cosa non è riconosciuta. Quindi ho deciso di scriverlo riguardo a ciò. Ah, ho capito. Ma l'altra cosa molto bella della scrittura di questo tipo è che fa pesare molto di più. Wordplay dovrebbe essere tipo proprio la metrica. Arguzia verbale, cioè... metrica. Vedi, infatti lei ti dice, come ho fatto una rima alla fine, ma ha fatto una rima piatta di proposito. Piatta nel senso dovrebbe essere che l'accento non c'è. Non lo so. Sì, buona roba. Oh, vabbè. E appunto mette l'accento e fa uscire i sentimenti sull'ultima linea, l'ultima frase. Così hai fatto. E penso di non averlo notato, vabbè, chi se ne frega. Questo vuol dire che sono un prototipo. Sono felice che tu abbia imparato qualcosa. Non aspettarti. Non te l'aspettavi della più piccola qua dentro, non è così? Beh, proprio no, è vero. Quindi ho deciso di scherzare sull'ultimo mio commento. Non mi interessa francamente l'età di una. Ok? Ma... Cosa? se ti leggi e fermi la frase suona male. Non mi interessa l'età della persona all'interno del club, ma se Nazuki si sente fiera, allora non gli toglierò questa soddisfazione. Monica! Alla fine, bravo. Grazie. Ciao, Kirito Tibo. Ti stai divertendo fino adesso? Oh, sì. Bene, felice di sentirlo. Salva. Salva? No, perché voglio avere l'immagine così, però salva. Adesso c'è l'immagine così. Comunque, visto che sei nuovo e tutto il resto, se hai qualche suggerimento per il club, le attività o altre cose che possiamo fare, che possiamo migliorare, sono sempre felice di ascoltare. Non essere spaventato di portare nuove cose, ok? No, mi sono perso un pezzo. Ah, no, non mi offendi? No, mi sono perso niente, sono io che ho paura che pronto. Ok, ricordatelo pure. Ovviamente sarei spaventato di portare cose nuove. Sarebbe molto meglio seguire il flusso fino a che non mi sono ambientato. Comunque, vuoi condividere il tuo poema con me? Puoi imbarazzarti, ma... Ok, lo farò. Non preoccuparti, Kirito. Sono tutti imbarazzati oggi, lo sai? Ma è quella sorta di barriera che impareremo tutti a oltrepassare molto presto. Sì, concordo. Passo a Monica il mio poema, la mia poesia. Niente male, Kirito. Stavo dicendo, tipo nella mia testa mentre lo stavo leggendo. È molto metaforico. Non so perché, ma... non mi aspettavo che tu facessi una cosa così profonda. Penso che ti abbia sottovalutato. È molto meglio per me se tengo le aspettative di tutti bassi. Ok, questo sono io che parlo. È molto meglio se faccio una cosa di questo tipo. In questo modo riesco sempre a stupire quando ci metto un po' di impegno. non è valido, tipo. Va bene. Penso che abbia funzionato comunque. Lo sai? A Yuri piace molto questo tipo di scrittura, giusto? Una scrittura piena di immaginari e simbolismi, va bene. Invece a Sayori, a cui piace di più un linguaggio semplice... non mi stai dando le direttive, quindi... Yuri... cosa complicato. Complicato. Sayori, semplice, diretto, che descrive felicità, o tristezza. Ecco perché ti vuoi... Invece Yuri piace quando il lettore è lasciato cogliere il senso delle cose. È un modo molto complicato di scrivere... Cioè, è molto complicato scrivere in un modo così efficace. Allora, permettendo che alle persone di capire qualcosa solo dal sentimento o lasciandoli... sono due specchi della stessa cosa, quindi o lasci le persone... O fai capire molto bene le persone il tuo sentimento, oppure li lasci analizzare molto le tue frasi. Può impiegare anni di pratica, cioè penso Yuri abbia a questo punto. Non gliel'ho mai chiesto, però. Sono sicuro che non sono minimamente vicino al suo livello. Non ti preoccupare, fai le cose come ti riescono meglio. Continua a esplorare e imparare
e imparare provando nuove cose. Ok. Ah, sono sicuro che finirò col provare diversi stili alla fin fine. Ci potrebbe impiegare un po' di tempo, ma non fa niente. No, non fa niente, ok. Piacerebbe vedere, mi piacerebbe vederti provare nuove cose. Ok. È il modo migliore per trovare quale tipo di stile si adatti meglio a te. Tutti potrebbero essere un po' attaccati al loro tipo di stile, ma ti darò una mano a trovare quello che ti piace di più. Ah, non sforzarti di scrivere cose per far contento qualcun altro necessariamente. Non ti devi preoccupare di impressionarli o cose di questo tipo. Ah, vabbè, ok. Ah, ok. Comunque, ti va di leggermi un poema adesso? Non preoccuparti, non sono così brava. Sembravi molto confidente in realtà per qualcuno a cui dice di non essere molto bravo. Beh, perché devo sembrare confidente, ok? Questo non vuol dire che io mi sento sempre in questo modo, lo sai? Ok, ho capito. Leggiamolo allora. Ok. Madonna, è lungo. Buco in un muro. Suona così. Sì. Ah, non potrebbe... Non posso essere stato io. Vedi la direzione... Direction the sparkle? Cosa è sparkle? Ah, penso che la direzione del buco, praticamente, un vicino... ok, sta facendo l'ipotesi. Un vicino rumoroso? Un fidanzato arrabbiato? Non lo saprò mai. Non ero a casa. Ho sbirciato in cerca di un indizio. No, non posso vedere. Divento come una pellicola lasciata al sole. Ma è troppo tardi. Le mie retine, già improntate con una copia permanente dell'immagine senza senso. È solo un piccolo buco. Suona malissimo questo poema. Non è troppo illuminato, ma era troppo profondo. Allungandomi per sempre nell'infinito, un buco con infinite possibilità. Sto cazzo di buco! Realizzo adesso che non stavo guardando attraverso, ma stavo guardando fuori. E lui, dall'altra parte, stava guardando. Io penso che questi poemi in realtà abbiano un significato profondissimo che purtroppo non riesco a cogliere, perché allora, se tu ci pensi, tutti i poemi potrebbero descrivere una situazione, ma purtroppo io non riesco a cogliere. Alcuni sembrano, cioè, questa qua sembra quasi che stia descrivendo qua, non lo so, ma sembra quasi che stia descrivendo il computer. Perché un computer? Perché l'ultima parte me lo fa per pensare. Dall'altra... Cioè, sembra che stia parlando di noi alla fine. Cioè, dall'altra parte? Se leggi, tipo, io stavo guardando fuori. Oh, guarda che la tua... E io dall'altro lato stavo guardando... È come se... Cioè, allora, io ho preso il computer nel senso che io sto guardando questa cosa. Certo. Mi sembrano come due persone che stanno guardando attraverso lo stesso buco, praticamente. Sì. Perché tu dall'altra parte stai guardando dentro, cioè, e lei sta guardando. Ma no, ma potrebbe anche essere due persone che stanno guardando attraverso qualcosa, comunque, sì, attraverso per appunto questo buco, però no, non lo so. Quindi cosa ne pensi? È molto libero da qualsiasi stile, se così si può dire. Sì. Scusa, ma non sono una persona che... non sono la persona giusta a cui chiedere un parere. Ah, va bene, lo stesso. Questa qua è una... cioè, questo qua è un parallelismo alla letteratura in generale, cioè il fatto che la letteratura di oggi segue molto di meno le rime, la metrica e cose di questo tipo, ma è molto più spaziata, spazia molto di più, non spaziata, nel senso di speziata. Infatti lei, Monica, dice sì, questo tipo di stile è diventato molto popolare oggigiorno, no? E molte poesie sono state scritte con enfasi sul tempo tra una parola e le altre frasi. Quando vengono, per l'appunto, lette in pubblico, possono essere veramente molto molto forti. E qual è l'ispirazione tra questo? Ah, beh, non sono sicuro come metterlo, ma... una sorta di epifania. Sì, potresti dire che ho avuto una sorta di epifania, cioè nel senso un momento di gioia, recentemente. È stato influenzato dai miei poemi un po'? Un'epifania? Sì, qualcosa di questo tipo. Sono un po'... epifania nel senso di rivelazione, forse, no? Sono un po' nervoso a parlare di cose profonde di questo tipo perché è parecchio profondo, vabbè. Magari una volta che tutti sono più amici con gli altri. Comunque, ecco il consiglio del giorno di Monica, tipo, della sua scrittura.
a volte quando scrivi un poema, una storia, il tuo cervello tende a fissarsi su un punto troppo specifico, ma se provi a renderlo perfetto, allora non farai nessun miglioramento. Sforzati di mettere qualcosa sulla carta e pulirlo, tra virgolette, nel senso di togliere tutte le ammozzature dopo. Ah, ok, e un'altra cosa, se tieni la tua penna nello stesso punto per troppo tempo, otterrai solo una macchia di inchiostro, nel senso, non pensare a troppo a quello, esatto, che devi scrivere. Quindi muovi la tua mano e lascia che le cose fluiscano da sole. E questo è il mio consiglio per oggi. Grazie per aver ascoltato. Sembra un programma della TV quello. Sì, esatto. Questo è tutto. Questo è tutto, sì. Mi guardo in giro per la stanza e sono un po' più stressato di quanto... È stato un po' più stressante di quanto anticipato. È come se tutti stessero lì a giudicarmi per la mia scrittura mediocre. Anche se effettivamente tutti sono stati gentili con me, ma non c'è modo che la mia poesia possa essere paragonabile alla loro. Cioè, la mia fa molto più schifo, la traduzione proprio letterale. Sì, ma forse rispetto a quella della colazione, qua qualcosa. Sono un parole buttate a caso. Sì, non so bene. Questo è un club di letteratura, dopo tutto. I sigd, cioè, mi sono rotto il caso di dire. Tirai un sospiro, cioè. È molto più. Sì, fai. Penso che questo è quello in cui sono finito a fare. Attraverso la stanza Sayori e Monica stanno chiacchierando in modo felice e i miei occhi ricadono su Yuri e Nazuki. Ok, si scambiano i poemi, ok, e lo leggono in coppia praticamente e guardo la loro espressione cambiare. Le sopracciglia di Nazuki continuano a muoversi in frustrazione e invece Yuri sorride tristemente. Cos'è questo linguaggio? Eh? Hai detto qualcosa? Oh no, non è niente. Nazuki lascia cadere l'argomento e lascia il foglio sulla scrivania o sul banco. Penso che tu possa dire che è articolato. Ah, grazie. Il tuo è carino. Carino? È completamente perso il simbolismo o qualcosa di questo tipo? È chiaramente riguardo al sentimento del lasciar perdere. Come può essere carino? Lo so, intendevo solo che il linguaggio, penso. Stavo provando a dire qualcosa di carino. Carino ancora. Sì, ancora. Eh? Intendi dire che devi provare così, devi sforzarti così tanto per venire su con una frase carina da dirmi? Grazie, ma non è uscita per niente carina. Ho un paio di suggerimenti. Se stai cercando dei suggerimenti, allora avrei chiesto a qualcuno a cui fosse veramente piaciuto. E alle persone è piaciuto comunque. A Sayori è piaciuto. E a Kirito anche. Quindi, basato su quello, ti darò dei suggerimenti io invece. Prima di tutto, scusami, ma apprezzo l'offerta, ma preferisco spendere molto più tempo con il mio stile di scrittura. Non mi aspetto di cambiarlo molto presto, a meno che mi venga in mente qualcosa di particolarmente ispirante. E in cui non ci sono ancora arrivata. Tipo, e Kirito, è anche a Kirito piaciuto il mio poema, sai? E mi ha perfino detto che ero impressionato. Nazuki improvvisamente si alza. Oh, non avevo realizzato che tu eri così incentrata a provare a impressionare il nostro nuovo membro, Yuri. Eh? Non è quello che... Tu stai solo... Yuri si alza anche lei. Beh, magari sei solo geloso perché Kirito piace... sono piaciuti i miei consigli più di quanto apprezzato i tuoi. Ah? E come fai a sapere che non ho apprezzato di più i miei consigli? Tipo, ho paura dove andremo a parare. Anch'io ho paura. Sei così piena di te stessa? Io no. Non sono piena di me stessa. La musica da prendersi è bellissima, sì. Cioè. Ah no, non farei deliberatamente ogni cosa in modo così
incredibilmente tipo carinoso, proprio carinoso. Sì, perché cute sì è tipo è una storpiatura. Oh mio Dio. Ah, tipo state tutti bene, tipo? No. Beh, lo sai cosa? Non sono quella che a cui credete, sono incredibilmente magicamente cresciuto di una taglia in più non appena Kirito è iniziato a entrare in classe. Cosa? Nezuki, tipo, Nezuki, quello è un pochino, questo non ti interessa, tipo, non mi piace che litighiate, ragazzi, tipo, ovviamente ragazze si girano verso di me come se vogliono, figa, come se fosse... questa cosa. Cosa? Questa cosa qua me la immaginavo adesso, tipo, qual è il più bello? Improvvisamente tanto le ragazze si girano verso di me, non appena notato che ero in piedi praticamente. Kirito, tipo, sto solo provando a farmi sembrare una cattiva persona, tipo. Non è vero, tipo, lei ha iniziato. Se potesse solo apprezzare molto di più la scrittura semplice. Se potesse solo ammettere, tipo, su se stessa e imparare che la scrittura semplice è molto più efficace, allora questo non sarebbe accaduto in primo luogo. Qual è la ragione nel fare i tuoi poemi tutti così complicati per nessuna ragione? Il significato dovrebbe essere semplice e comprensibile al lettore, non sforzarlo di farglielo capire. Lascia in modo che glielo spieghi. Fai in modo che glielo spieghi. Aspetta. C'è una ragione perché abbiamo così tante parole profonde espressive nel nostro linguaggio. È il solo modo per trasmettere sentimenti complicati e significati il più efficace possibile. Evitare di usarle non è solamente limitare te stesso, ma inoltre uno spreco. Lo capisci, giusto, Kirito? Come ho fatto a finire una cosa di questo tipo in primo luogo, non è che ne sappia niente riguardo alla scrittura, ma con chiunque io mi schiero, probabilmente... L'altro mi odia? No, penseranno meglio di me. Cioè, se io mi schiero con Nazuki, lei sarà più felice. Più felice, se mi schiero con... Eh beh,